La Consulta delle Donne a Palazzo Mosti ha organizzato una serie di eventi contro la violenza di genere in occasione del 25 novembre, giornata in cui si celebrano tutte le donne vittime di violenza. In piazza Santa Sofia si è tenuta la manifestazione Self Portrait, performance artistica a cura del Centro Studi Danza Carmen Castiello, immagine di Bruno Marucci. La mattinata è proseguita con l'iniziativa Segui il filo, un corteo che ha sfilato fino alla Rocca dei Rettori, dove è stata inaugurata la mostra What Were You Wearing? Allestimento a cura di Marina Caiazzo. Nel pomeriggio presentazione del libro Lidia Poet, la prima avvocata di Ilaria Iannuzzi e Pasquale Tammaro. L'incontro moderato da Elide Apice ha visto i saluti istituzionali della presidente della Consulta Angela Denisco, il racconto di due avvocate del Foro di Benevento. Negli spazi concessi sono state esposte le installazioni delle seconde con Lorenzo Caporaso e della quarta con Biagio Maio, referente Tiziana Iuzzolino e l'installazione di Daria Bollo. L'area archeologica del Teatro Romano di Benevento, in collaborazione con la Procura della Repubblica e il CESVOB, Centro Servizi per il Volontariato di Benevento, nel quadro delle iniziative previste a livello territoriale, hanno organizzato presso il Teatro Romano di Benevento un incontro rivolto soprattutto al mondo della scuola, al fine di creare consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano la cultura della sopraffazione. Un'azione di prevenzione che con la scuola vuole promuovere una cultura della non violenza, aiutando i ragazzi e le ragazze a gestire i conflitti relazionali. L'intervento del procuratore della Repubblica Aldo Policastro e del sostituto Maria Colucci, responsabile dello spazio Ascolto Vittime Vulnerabili della Procura della Repubblica di Benevento, ha offerto ai giovani studenti un interessante arricchimento. All'incontro hanno partecipato rappresentanze di docenti e allievi delle scuole di Benevento e provincia. La Polizia Postale, in occasione della Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato un workshop sul tema della violenza online nelle scuole primarie e secondarie sul territorio nazionale. Un'iniziativa portata anche nel Sannio. Gli operatori della Polizia Postale hanno incontrato bambini, adolescenti e ragazzi per aiutarli ad affrontare insieme i temi dell'educazione digitale e della sicurezza sul web. Al centro del dibattito con gli specialisti della Polizia Postale, il dialogo intergenerazionale sui temi del digitale per sviluppare le competenze fondamentali per vivere online in rete con consapevolezza, nel rispetto gli uni degli altri. Anche l'Istituto Industriale Lucarelli ha celebrato la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. È stato un momento, quello vissuto, arricchito dalla presenza di Maria Dolores Del Gaudio, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento, e di Maria Rosaria Ricci, referente provinciale di Libera Scuola. La bellezza della manifestazione l'hanno rappresentata ed interpretata i ragazzi, che non si sottraggono mai quando c'è da essere ingegnosi e propositivi. Hanno infatti ascoltato i pregevoli interventi dei relatori e hanno interagito con loro. È stata poi inaugurata su Viale San Lorenzo una panchina rossa in ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di sensibilizzazione articolata su tante iniziative diverse che hanno tutte un solo filo conduttore: dire no e mettere un punto a qualsiasi forma di comportamento violento contro le donne. Tra le tante iniziative, la facciata del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento è stata illuminata di arancione, proprio a sostegno di tutte le donne vittime di violenza. È stata inaugurata la 10ª edizione del Premio Internazionale Iside nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne presso l'Unifortunato. Gli artisti in gran numero, 64 tra arti visive e arti letterarie provenienti da ogni dove, si sono riconosciuti ed hanno voluto far sentire la propria voce, far vibrare i propri colori e le proprie parole sulla tematica del femminicidio, ma anche sulla grave circostanza che ha colpito l'iraniana Mahsa Amini. La manifestazione ha coinvolto, oltre agli artisti, un lavoro organizzativo che è sempre stato accompagnato dall'impegno degli enti che ne hanno consentito la realizzazione, in particolare l'Unifortunato, nella persona del rettore, la professor Giuseppe Acocella, al vicario della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, il professor Paolo Palumbo. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e si concluderà con la premiazione degli artisti che con le loro opere si sono distinti il 16 dicembre alle 17. Chiuderanno la manifestazione
le degustazioni di vini dell'azienda Fontanavecchia di Torrecuso. Torna il tradizionale appuntamento con Ben Torrone, in programma da giovedì 24 novembre a domenica 27 novembre prossimi. Quattro lunghe giornate su Corso Garibaldi dalle 10 alle 24, interamente dedicate ai prodotti artigianali, con un'attenzione particolare per le creazioni tipiche del Sannio e dell'Irpinia, tra degustazioni, laboratori, spettacoli per bambini e artisti di strada. Non manca la fabbrica culturale itinerante del cioccolato artigianale, grazie alla quale prenderanno vita show cooking e appuntamenti live, irrinunciabili quelli con la storia e la lavorazione del torrone di Benevento, affinché sia possibile condividere la cultura culinaria locale con tutti i partecipanti all'evento. Ben Torrone accoglie anche le creazioni provenienti da Toscana, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Sì, grande interesse, infatti nonostante sono ancora le 17 c'è già un bel po' di persone che sono giunte a Benevento, ma la cosa bella è che ci arrivano notizie di persone oltre provincia. Questa è la cosa più importante, perché è uno degli obiettivi che ci siamo sempre prefissati. Siamo convinti che sarà, come dire, insomma, un successo, incrociamo le dita. Sembra che le condizioni atmosferiche, Giuseppe, domani dovrebbero essere un po' così, un po' incerte, insomma, non proprio così come questa giornata, però insomma speriamo che possano essere anche loro, come dire, sovvertite e possa esserci tantissima gente, continuando questo trend di importanti manifestazioni che abbiamo fatto in quest'anno in città e che possa creare tante condizioni belle, soprattutto per le attività commerciali, e possa portare tanta economia, così come i dati ci confermano per questa città nel 2022 e anche nel 2023. Come è strutturata quest'anno? Bene, quest'anno abbiamo fatto un evento, come si dice, un due eventi in uno, nel senso che abbiamo ripreso Ben Torrone, abbiamo fatto la fiera del cioccolato e del torrone artigianale. Sappiamo che il Sannio è una provincia, una provincia dove il torrone la fa da padrone, nel senso dei prodotti enogastronomici. Otto stand, questo è importante, del Sannio, in più ci sono i torroni che vengono dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, e appunto la Campania poi la fa da padrone. Naturalmente per noi è un piacere ritornare qui nella città di Benevento e ringrazio il sindaco Clemente Mastella, l'assessore Luigi Ambrosoni e tutta l'amministrazione comunale per averci dato ancora una volta la possibilità di tenere uno degli eventi, uno dei nostri format, diciamo, nella città di Benevento. Ci sono qui 31 espositori, ma non è solamente, diciamo, torroni, degustazioni di cioccolato, ma ci saranno anche eventi collaterali come una serie di spettacoli iniziati da questa sera con il teatro di Burattino di Gio Ferraioli. Ci sarà poi uno spettacolo di artisti di strada già questa sera, ma nelle prossime sere ci saranno altri spettacoli, artisti di strada per bambini, teatro di Burattino, musica popolare, gruppi folkloristici, tutti rigorosamente del Sannio. E quindi abbiamo cercato di mettere insieme una serie di cose. Voglio dire che questo è un evento che comunque per la città di Benevento, ma per tutti i posti dove andiamo, porta anche un ritorno economico, perché gli espositori vengono, per la maggior parte vengono da fuori, quindi devono dormire, devono pernottare, devono mangiare, devono parcheggiare, quindi voglio dire creano comunque un indotto economico anche per la città di Benevento. Che dire, noi ci auguriamo, abbiamo iniziato ieri, stasera abbiamo fatto il taglio di nastro da poco, quindi voglio dire c'è stasera un movimento perché è venerdì, d'altronde domani ahimè le previsioni sono un poco off limits, però domenica il tempo, almeno le previsioni portano bel tempo, quindi ci auguriamo che abbiamo tantissima gente possa arrivare qui a Benevento, anche dalla provincia e non solo, anche fuori provincia, come diceva l'assessore. Appunto, noi abbiamo fatto una pubblicità da oltre due mesi che stiamo pubblicizzando questo evento non solo a Benevento ma anche fuori regione e anche in tutta la Campania, quindi l'invito è quello di venire qui dalle 10 alle 24, saremo qui fino a domenica sera. Grazie e vi aspettiamo. La Polizia Municipale di Benevento ha provveduto ad identificare l'autore dell'incidente stradale in via Fratelli Rosselli, intersezione con via Cifaldi, nel pomeriggio di lunedì, nel quale erano rimaste ferite due donne. Il giovane autore del misfatto, che subito dopo il sinistro si era dileguato, ha 31 anni e si è presentato in compagnia dell'avvocato di fiducia. Lo stesso è risultato essere sprovvisto della patente di guida, poiché revocata. A suo carico gli agenti della municipale, dopo aver avvisato il magistrato di turno, hanno proceduto con la denuncia a piede libero per guida senza patente e per omissione di soccorso, nel mentre l'autoveicolo Jeep verrà sottoposto a fermo amministrativo. In Campania, per quanto riguarda il Covid, nessuna novità in particolare, ma il mio invito alle persone fragili e agli anziani è di vaccinarsi con la quarta dose insieme alla vaccinazione anti-influenzale. Così la presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì.
Abbiamo una protezione importante, però stiamo attenti perché il virus corre, le varianti corrono. Come vedete, in qualche caso l'unico che individuate con la mascherina è la presidente della regione Campania. Non fa niente, io continuo a dare l'esempio. Consiglio a tutti di fare la quarta dose. Fate più tamponi e mettete sempre la mascherina. Ricoveri in netto aumento in Campania per il Covid. Nelle terapie intensive si passa dai 14 ai 17 della giornata odierna, ma l'incremento più elevato riguarda i reparti ordinari, da 287 unità a 321, con un balzo di ulteriori 34 posti letto occupati. Stabile il tasso di positività al 16,26%. I positivi sono 2.100 a fronte di 12.915 test effettuati, 4 le nuove vittime.